e benvenuti ad una nuova serata del Dolce Vita. Serate sempre cariche di divertimento e questa sera per voi special guest Pit Tong. A voi il servizio. Allora ragazzi, ci siamo. È uno degli eventi internazionali dell'estate 2010 griffata come Puppet Management. DJ Remix al Producer, precursore di tendenze, la sua prima volta a Salerno, la sua prima volta a Dolce Vita, Rolando, buonasera, benvenuto, P-Tong un'altra chicca anche questa sera qui al Dolce Vita. Con me questa sera Pit Tong. Hi Pit, how are you? Yeah, very good. Nice to meet you. And we are glad you are here. Yeah, very happy to be back. It's the first time you come in Dolce Vita. In Dolce Vita, yeah, but I've been to Naples many times. What do you think about this disco? It looks pretty crazy. I like places that you can dance open air. So it's special, you know, places near the beach. Special to me. E siamo arrivati così anche a questo evento So Much. Pit Tong questa sera. Beh, Pit Tong è un nome, voglio dire, che fa abbastanza, fa i brividi per chi fa il DJ, ma anche per i tanti che fanno i produttori. Pit Tong è un po' la voce ufficiale di tutta la musica da ballo, del clubbing del mondo. In termini musicali numero uno in assoluto, credo. La trasmissione a BBC One a Londra è praticamente ascoltata da milioni di persone in tutto il mondo e il suo pubblico è un pubblico comunque scelto di DJ e produttori. About Italy. Oh, Italy's always had such a strong tradition with dance music. Going right back to the 70s with the days of disco. I think dance music, house music, electronic music's always been in the Italian blood. You know, the people, you know how to enjoy yourselves here. I think Italy plays a really strong role in the way music's been shaped as well. So. E quale situazione migliore di questa qui all'interno Dolce Vita Radio Azzurra poter spiegare le basi di Pit Tong. Pit Tong, noto disc jockey, anche noto conduttore radiofonico, giusto? E noi lo conosciamo come il grande conduttore radiofonico perché fa oltre 12 milioni di ascoltatori con il suo programma The Essential Selection su Radio One in web, quindi grande capacità di comunicazione. Il suo radio show, tra l'altro, Parla Chiaro, seguitissimo in tutto il mondo, un mito per noi che facciamo radio, seguito da sempre, tracklist da paura, anteprime, first track all'interno del suo Essential Mix. Come mai questa sera qui al Dolce Vita? Un grazie particolare? Ma innanzitutto perché è uno dei locali più belli in assoluto del sud Italia. E poi ringrazio Manuel Medici, un caro amico, mio conterraneo. Luca Bravi, ciao! Ciao! Practice electronic music. Explain us your music style. I don't really like to be. I don't like people saying to me that I play one particular style. I always say to people I like playing sexy house music. But you know, every year is different. You know, styles change. But the one thing that's always there in the middle of it is house music. So I suppose the root of everything I play is house. We'll be right back.
le sue scelte musicali, i dischi che passano nella sua trasmissione hanno un grande valore, hanno anche una grande spinta in virtù proprio del mezzo e della credibilità che questo personaggio ha costruito negli anni. Anche un conduttore televisivo con una trasmissione che parla del mondo dei club, è padrone di casa a Ibiza, è padrone di casa a Miami, quindi è veramente una figura importante per la comunicazione, quindi per un'immagine di comunicazione, è importante per la scelta musicale e poi anche un bravissimo, eccezionale come disc jockey. Your next project? Well, we're about to start Wonderland. This is my third season in Ibiza. We start on the 25th of June with Steve Lawler and Brian Ferry and Roxy Music playing live, which is going to be incredible. So I'm back there for 15 weeks this summer. We've got the CD coming out on Monday, Wonderland 2010, and carrying on making more music in the studio. I've just did a mix for the Gorillaz, which is on the album. Why your nickname is Lord of the Dance? Somebody wrote it one day, and it's one of those things that gets repeated, you know, probably to do with the radio show being the start of the weekend and everyone following me. Io credo che quest'anno ci sia una programmazione artistica da fare invidia a tutti i migliori club di livello internazionale. Questa sera abbiamo una dei testimonial più grandi dell'house, c'è il grande Pitong. Abbiamo uno che dirige una radio che fa un attimino 56 milioni di spettatori ed è un pubblico prettamente house, quindi avere una rappresentanza come la sua qui a Dolce Vita di sabato notte, che non è cosa da poco, significa davvero qualcosa, e questo forse è il frutto di tanti sacrifici fatti negli anni messi a disposizione del nostro pubblico, che davvero riesce ad essere sopraffine e preparato anche ai DJ che ospitiamo ogni sabato notte. Quindi gli amanti della musica, gli amanti dell'house non possono tralasciare il nostro sabato notte Dolce Vita. Siamo qui a Terrazza Martini, mentre della Main Room, uno dei top club DJ di livello internazionale. Main Room ospita Mr. Pitong. Credo che sia veramente un personaggio unico nel mondo, Pitong. Non ce ne sono altri che hanno questa, come dire, hanno questa poliedricità artistica. Per noi è veramente un grande onore averlo al Dolce Vita, perché siamo in un sabato di giugno, quindi un sabato abbastanza importante, poteva essere in qualsiasi altro posto del mondo. Se guardate il sito di Pitong vedete che va da un capo all'altro del mondo, e questa sera ha scelto di stare con noi qui al Dolce Vita. You leave a message to all Italian DJ? Keep it real, play music from the soul, from your heart, and play something new. Pitong, welcome to Dolce Vita. Hi Pit, nice to meet you. Ciao a tutti. Dolce Vita sabato notte e questa grande energia che non è data solo dai grandi numeri, ma anche da ragazzi che veramente si vogliono divertire e che poi conoscono la musica, perché poi le offerte musicali abbiamo il palinsesto alle nostre spalle, la settimana scorsa Scarlett Etienne, e quindi poi Pitong, poi arriverà tra due settimane Ralph, Ingrosso, Digwid, voglio dire tanti nomi, Eric Morillo, poi per il 21 di agosto, per la serata di Eric Morillo, stiamo preparando veramente una sorpresa, perché noi ci scopriamo da subito con la programmazione, però poi una serie di sorprese cerchiamo di come dire, proporle in corso di partita, in corso d'opera. Quindi per il 21 agosto abbiamo questa festa con Eric Morillo, questo evento So Much, che però diventerà un evento molto particolare, ma questo ve lo diciamo più avanti. Intanto seguite la nostra serata e grazie ancora per la fiducia che ci danno i ragazzi e per voi che ci seguite da casa. Dolce Vita, So Much, Pitong, Paolo Iacullo, Gigi Spillante e lui, io, Gigi Spillante. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Mister Paolo Iacullo, le telecamere, Dolce Vita Television. Questa è la notte più bella d'Europa. Dolce Vita, So Much.
amici del Dolce Vita. Beh, non vi resta altro che vederci la prossima settimana, perché il divertimento è Dolce Vita!